Allora, vi dicevo, fino a relativamente poco tempo fa, e in parte ancora adesso, in Italia e altrove si parlava soprattutto di ciò che era privato e ciò che era pubblico. Le due categorie erano privato o pubblico, a seconda poi dell'orientamento politico, buono privato, buono pubblico, però le categorie sembravano essere due. Da quando ha vinto il premio Nobel nel 2009, quindi un anno fa, Elinor Ostrom, che è una sociologa che ha vinto il premio Nobel, esplicitamente per il lavoro su una terza categoria, che era ben nota a molti ricercatori, semplicemente non era molto presente al mondo intellettuale, al mondo politico e ai cittadini in senso più ampio, perché è una categoria che in realtà esiste da sempre ed è quella dei beni comuni. Vedremo tra un secondo la definizione. Beni comuni, il cui termine inglese è commons, che sta anche all'interno di quella iniziativa di cui parlava il professore prima, Creative Commons. Commons in inglese significa beni comuni. Quindi vedremo che cosa sono i beni comuni e in che modo si differenziano dal pubblico e dal privato e di perché sono rilevanti oggi che viviamo nel pieno di un'evoluzione digitale. Perché questo termine è diventato importante proprio nel contesto della rivoluzione digitale. Ci sono degli ottimi motivi per questa ascesa, per questo rafforzamento di qualcosa che in realtà esiste dall'antichità, sicuramente in epoca medievale e ancora in epoca moderna. Allora, andando avanti, un commento rapido, beh, a parte il fatto che siamo fortunati a vivere in un momento di transizione e di rivoluzione, qualche riflessione su quella che, senza enfasi, perché è un dato di fatto, molti chiamano la rivoluzione digitale. Rivoluzione perché sta cambiando tutto, chiaramente il mondo continua ad andare avanti come prima da molti punti di vista, ma in maniera diversa rispetto a prima. Qualche riflessione su quello che può essere la rivoluzione digitale, ognuno avrà la sua versione, io mi concentro su tre punti, tre aspetti della rivoluzione digitale. E mi concentro, su cui si potrebbe parlare, potreste fare interi corsi, ma mi concentro su alcuni aspetti architetturali di questi tre punti, cioè sono tre punti che insieme fanno la rivoluzione digitale e mi concentro sulle loro caratteristiche salienti. Allora, il primo riguardo il personal computer. Voi siete nati che c'erano già, li date per scontati, oggetti come questo, oggetti come uno smartphone, personal computer. Questo oggetto, però, ha un'architettura che diamo per scontato, come molte cose della nostra vita quotidiana, ma che non è affatto scontata. Nel senso che il personal computer è quindi un elaboratore personale, e questo personale, per chi ha qualche anno in più, si contrappone a un elaboratore che non era affatto personale perché era costoso e perché era grosso e quindi invece era sotto il controllo di una burocrazia di tecnici che fossero in un'azienda o in un ministero. Quindi prima del personal computer, se volevate usare un computer, c'era un intermediario spesso a cui dovevate chiedere: posso fare questo batch di calcoli? Il personal computer ha significato: non c'è più un intermediario, il computer è vostro, il computer ci fate quello che volete. Però la cosa che voglio sottolineare è che per una precisa scelta tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, il personal computer è una piattaforma aperta. È una piattaforma aperta sia dal lato software che dal lato hardware, e su questa piattaforma aperta significa che in generale, tranne casi particolari, qualunque software di qualunque tipo può girarci sopra. Non c'è un controllore, un gatekeeper che decide questo sì, questo no. Con aspetti positivi straordinari di generatività, si può fare di tutto, anche le cose stupide, ma ovviamente anche degli aspetti negativi. Il fatto che possa girare qualunque software su un computer significa anche che ci girano i virus, il malware, che ci possono essere tutta una serie di aspetti negativi. Però è stata fatta una scelta precisa, tra l'altro con delle influenze ideologiche sorprendenti. Se andate un po' a leggere la storia tra la fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, vedete che il personal computer, che ovviamente come tutte le cose importanti ha moltissimi padri e madri ed è frutto di un processo complesso, ma tra questi padri e queste madri ci sono anche persone che riflettevano sulla nostra società occidentale e che criticavano un certo tipo di tecnologia e auspicavano la nascita di una tecnologia flessibile che fosse uno strumento piuttosto che una tecnologia che imponesse le sue regole. E il personal computer è proprio una tecnologia che è uno strumento polimorfico che tendenzialmente fa quello che vogliamo noi, a differenza di altre tecnologie che ci impongono
regole, modi di comportamento. Tra i vari pensatori che hanno influito su questa scelta c'è Ivan Illich, ma c'è tutta la controcultura californiana degli anni 60, inizio anni 70. Quindi un'architettura aperta che diamo per scontata, ma non è affatto detto che rimanga per sempre aperta. Perché in questo momento io in tasca un iPhone, e un iPhone per esempio non è affatto un'architettura di questo tipo. C'è un gatekeeper che decide, a meno che non fate un jailbreak, che decide cosa si può, che software può girare su questo computer. E all'epoca della nascita del personal computer c'erano dei software così, dei computer così, dove c'erano solo sei grossi possibili applicazioni e si poteva scegliere tra quelle sei senza installarne una nuova. Quindi è ancora il modello dominante, non è affatto detto che lo rimanga, però per il momento lo è e meno male che è così. Secondo aspetto, internet e web, con radici che si intersecano anche storicamente. Internet, come forse sapete, ha poco più di 40 anni, quasi 41, secondo una certa cronologia, e il web più recente quasi 20, ma l'architettura scelta in parte con radici ideologiche che sono le medesime del personal computer è stata un'architettura di nuovo senza controllori. Mentre le reti di telecomunicazioni, la rete di telecomunicazione che avevano in mente all'epoca chi ha inventato internet era quella telefonica, che è fortemente gerarchica, dove all'epoca, anche in Italia, nessuno poteva mettere mano per fare nulla, era considerata una struttura critica dove non si potevano toccare neanche i telefoni. In America c'è una famosa causa arrivata alla Corte Suprema dove l'AT&T aveva fatto causa a una piccola aziendina che aveva fatto un guscetto di plastica da attaccare alla cornetta del telefono per convogliare la voce sul microfono, e l'AT&T aveva sostenuto che nemmeno quello era tollerabile perché era un attacco all'integrità di questa meravigliosa infrastruttura intangibile. Allora, quello era il modello. Chi ha fatto internet invece ha detto no, tutto, non ci sono nodi centrali, non c'è un controllore, rete decentralizzata, dove ogni nodo, purché parli il linguaggio dell'Internet Protocol, può comunicare con qualunque altro nodo, comunicando e trasmettendo bit a piacimento. Okay? Di nuovo, una scelta architetturale ben precisa, che di nuovo non è affatto scontato che rimanga così. È stata così fino adesso, ma in questi ultimi anni ci sono pressioni prevalentemente economiche e anche politiche, che tendono invece a dire questa cosa decentralizzata è anarchica, è pericolosa, i terroristi, oppure viceversa, questa bella rete che a noi costa tanto mantenere, qualcun altro ci fa un sacco di soldi e noi no, allora introduciamo dei controlli, introduciamo delle discriminazioni, e tutto il dibattito sulla neutralità della rete di questi anni presentissimo. Quindi questo secondo aspetto architetturale, dove aggiungo solo una cosa: il fatto che chiunque che diventa un nodo su internet può decidere di fare quello che vuole purché vengano rispettate alcune regole di base, ha significato la creazione di una piattaforma che, oltre a tanti altri aspetti, è una piattaforma dove è facilissimo innovare. Nel mondo telefonico volete innovare? Andate in ginocchio dagli operatori telefonici, che prima era uno solo, monopolio pubblico-privato, adesso è un oligopolio, e chiedete per favore se si può aggiungere una certa funzionalità sulle loro apparecchiature di rete. Loro diranno sì, no, può darsi, a seconda dei loro interessi. Ed è normale che sia così, visto quel contesto di regole. Nel caso di internet, come ben sapete, essendo studenti di informatica, dovete semplicemente avere una buona idea, implementarla, metterla su un sito e dire scaricate, se vi piace. Non c'è nessuno a cui chiedere permesso. Per favore, posso fare questa applicazione internet? Dovete semplicemente farla e diffonderla. Se l'avete fatta bene e il momento è giusto, l'applicazione avrà successo. Quindi è una cultura del non permesso, non devo chiedere permesso. E dal punto di vista dell'innovazione è ovvio che se non devo chiedere permesso fioriranno delle idee che, se dovessero passare il vaglio di un consiglio di amministrazione, probabilmente non vedrebbero mai la luce per miopia o per specifici interessi da proteggere. Terzo aspetto, quello dei media, dove di aspetti architetturali c'è relativamente poco da dire, non zero, perché per esempio media intendo dire che prima il web e internet era prevalentemente testo. Ancora adesso in realtà
Il testo è molto importante, come non manca di ricordare sempre il vostro collega Maurizio Ferraris, ma negli ultimi 20 anni fa abbiamo cominciato a manipolare audio, prima con difficoltà, perché comunque l'audio era pesante per le CPU dell'epoca, poi immagini, e siamo nel mezzo di un'esplosione delle capacità di manipolare video, per cui anche un singolo smartphone può registrare un video ad alta definizione, farne l'editing direttamente sopra un dispositivo portatile, cosa che 10 anni fa avrebbe richiesto un cluster di workstation per fare neanche quello, video in standard definition. Dal punto di vista architetturale, l'unica cosa che cito di questo è il fatto che è un aspetto tutt'altro che secondario nella componente media, l'aspetto dei formati. L'aspetto dei formati, che significano tendenzialmente brevetti su H.264, brevetti su MP4, su MP2 e così via. È stato eclatante parecchi anni fa quando su internet si usava tendenzialmente per le immagini il formato GIF. Formato GIF, a un certo punto l'azienda, che era Unisys, se ben ricordo, che riteneva di avere i propri brevetti, un brevetto che era l'Ampelziv Welch di compressione dentro il formato GIF, ha cominciato a mandare belle lettere a tutti i siti web dell'epoca dicendo: dovete pagarci se state usando il nostro formato, dovete pagarci delle royalties. Cosa che ha prodotto, tra le altre cose, a parte il passaggio JPEG, soprattutto la creazione del PNG, il Portable Network Graphics, un formato completamente libero da vincoli brevettuali. Questo è un piccolo esempio che ormai appartiene alla storia, ma che ancora oggi si ripete, per esempio, con l'HTML5 e la discussione sulla libertà o meno del formato H.264 o di formati alternativi. Quindi, per avere la componente media effettivamente libera per l'utilizzo, l'aspetto dei formati e dei brevetti non è affatto secondario. Allora, questa evoluzione digitale in realtà potremmo riassumerla dicendo: c'è una rete di telecomunicazioni unificata su cui tendenzialmente stanno confluendo tutte le altre, a differenza del passato. Nel passato abbiamo avuto il telegrafo, che qualcuno chiama l'internet dell'epoca vittoriana, il telegrafo che ha sviluppato la sua infrastruttura, ha sviluppato il suo set di leggi, di incentivi economici. Per esempio, in America si era concesso a chi faceva reti telegrafiche, visto che era considerato di interesse nazionale, di tagliare tutti gli alberi che volevano per mettere i pali. Piccolo esempio di incentivo economico dell'epoca. Poi c'è stato chiaramente il telefono, dopo il telefono poi la radio, il set di regolamentazione radio, poi la televisione, e in passato è successo che per ognuna di queste reti di telecomunicazione si creavano un set di legislazioni specifiche settoriali ed erano tutti contenitori separati. Con internet invece stiamo vedendo il merge, l'unione di tutte queste cose, dalla stampa, la radio, la televisione, tutto quanto sta confluendo lì, causando tra l'altro notevoli tensioni a livello giuridico, perché si cerca di applicare la legge della stampa del 48 a internet, se uno fa un videoblog allora qualcuno salta su e dice: ma dov'è la licenza ministeriale per fare una televisione, quando queste regole erano pensate in un contesto completamente differente. Allora, arriviamo a beni comuni. Vi anticipavo beni comuni, ovvero in inglese commons. Se qualcuno ha notato anche soltanto su Google Maps, a Boston c'è un bellissimo giardino pubblico nel centro di Boston che si chiama Boston Commons, a Harvard c'è un piccolo giardinetto che si chiama Harvard Commons, perché non lo chiamano park, perché non lo chiamano Boston Park? Lo chiamano commons perché da epoche medievali, e probabilmente va ancora più indietro dall'antichità, villaggi e città avevano delle terre chiamate comuni, quindi non erano dello Stato, che in certi periodi storici non esisteva neanche. Non era privato di una singola persona, era un pascolo, era un prato, era una foresta, era un lago comune. Comune voleva dire che era tutti potevano usufruirne con certe regole, ok? Non vuol dire è di tutti, allora ognuno fa quello che gli pare, come tendono a dire quelli che vedono la proprietà privata come l'unica possibile modo di gestire una risorsa. C'è un famoso articolo, anzi famigerato articolo, intitolato La tragedia dei commons, il cui autore poi si è pentito amaramente di averlo mai scritto, in cui diceva:
per carità, solo la proprietà privata può garantire che i pascoli non vengano distrutti, che i laghi non vengano pescati fino all'esaurimento e così via. In realtà i commons, e arriviamo alla definizione, risorse che sono collettivamente possedute o condivise all'interno di una popolazione. Può includere qualunque cosa, da risorse naturali fino a terra o appunto software o anche prodotti culturali. Allora, per quello che riguarda il mondo fisico, ci sono esempi in Trentino, parlando dell'Italia, a parte l'Inghilterra, ci sono esempi in Trentino e ancora adesso sono in vigore, per esempio, in un piccolo località di montagna, Santo Stefano d'Aveto, nell'Appennino genovese parmense, che ho visto quest'estate. Lì c'è una regola comune per cui tutte le terre sopra una certa linea orizzontale, quindi da una certa quota in su, sono proprietà collettiva. C'è una riunione plenaria, che non so se mantengono ancora ai giorni nostri, che decide come ripartire le risorse eventualmente generate all'interno di questa terra collettiva. Questo solo per dirvi che non è una finzione di questi tempi. Chiaramente però, e questo tipo di risorse sono variegate, ognuno ha le sue regole. Elinor Ostrom, la ricercatrice che vi accennavo prima, ha studiato tutta la vita che cosa rende un commons funzionante, perché può anche essere una tragedia, può anche non funzionare, come chiunque di voi gestisce, che ne so, una macchinetta del caffè condivisa riscontrerà più volte. Cosa distingue tra un commons che funziona e un commons che non funziona? Lei ha tirato fuori alcuni punti cardini, dimostrando che in realtà è molto variabile. Volete gestire un lago, è diverso che gestire una foresta, è diverso che gestire il software, diverso che gestire altre forme di beni comuni. Allora, questa rivoluzione, come tutte le rivoluzioni, ha il piccolo problema che chi c'è dentro, come noi, fa una grandissima fatica a capirci qualcosa. In genere le cose diventano chiare a distanza di molto tempo. C'è la famosa battuta del leader cinese che negli anni 70 del Novecento gli chiesero un'opinione sulla rivoluzione francese e lui ha detto: è troppo presto per dire, perché da bravo cinese, quindi con una visione della storia lunga, diceva: è appena successa la rivoluzione francese, appena un secolo fa. Quindi è difficile dirlo. Chiaramente cominciamo a parlare di decenni di rivoluzione digitale, quindi in realtà cominciano ad esserci, è proprio una disciplina dove pensatori di vario tipo, tendenzialmente pensatori con background poliedrici, giuristi che hanno fatto gli informatici da giovani, informatici che si sono trovati leader di un movimento come Tim Berners-Lee e così via, quindi persone un po' necessariamente forse poliedriche, hanno cominciato a riflettere, a studiare e a produrre risultati scientifici. Ormai questa, che qualcuno chiama Internet Science o Web Science, Tim Berners-Lee la chiama Web Science, la Commissione Europea la chiama Internet Science, cioè lo studiare il web e internet come una cosa oggettivamente nuova. Allora, tra questi pensatori ho scelto, per comodità didattica, questo signore qua, barbuto, non si vede molto bene, si chiama Yochai Benkler, era professore a Yale, adesso è professore a Harvard, al Berkman Center for Internet and Society, e questo signore qui ha scritto ormai qualche anno fa questo libro, The Wealth of Networks, cioè la ricchezza delle reti, c'è anche in italiano, è disponibile gratuitamente online con licenza Creative Commons, in vari formati, e anche la versione italiana, ci sono quasi tutti i capitoli disponibili liberamente. Questo signore qua ha proposto, e io ho copiato brutalmente, un tentativo di sintesi di alcuni elementi che permettono di gettare un po' di luce su questi cambiamenti profondi che stiamo attraversando, e l'ha fatto graficamente con questa specie di circolo dove ha messo alcuni capisaldi. Ha detto: tecnologia, la tecnologia è il motore primo che induce molti di questi cambiamenti. Il costo della tecnologia, perché fa differenza se devo spendere 1 miliardo di euro o bastano 200 euro. La strategia organizzativa, cioè che tipo di strategia organizzativa induce. Induce necessariamente una creazione piramidale organizzativa classica o può essere una cosa invece federata e distribuita? Le relazioni sociali, induce un consumo passivo o induce una partecipazione attiva?
E infine il quadro normativo generale, perché alla fine quando si trova un equilibrio viene poi incastonato nella legge. Allora, vi facciamo un esempio concreto per capirci. Parliamo di prodotti culturali e andiamo a prima del 1450, la modalità di trasmissione della conoscenza era il manoscritto. Quindi a mano uno scriba poteva scrivere su pergamena o altro supporto, scriveva, questo era il modo per tramandare la conoscenza. Era una tecnologia che un economista direbbe basso capitale, devo investire in inchiostro, pergamene, e high labor, nel senso che richiede tempo. Per fare un libro manoscritto, ovviamente è difficilissimo dare proprio un numero, perché ci sono i codici miniati squisiti e manoscritti molto più elementari, però a spanne potremmo dire una persona per un anno, ok? Per fare un manoscritto. La struttura organizzativa era in Europa la copiatura monastica, cioè negli ordini monastici si decideva che cosa copiare, e quindi in questo modo chiaramente si faceva una selezione culturale. Il risultato era di fatto un monopolio monastico sulla conoscenza, erano gli unici a cui importavano i libri, Dio li benedica per aver preservato vaste porzioni del nostro patrimonio culturale, se non avessero fatto loro molte cose non sarebbero note. Non c'è il copyright, perché? Perché effettivamente è talmente faticoso copiare un libro che non c'è bisogno di una legge che dica non puoi copiare, perché se uno volesse copiare un libro ci mette un anno. Di fatto, dal punto di vista globale, la Chiesa controlla la conoscenza. Allora, arriviamo invece a Gutenberg, 1450-54, Gutenberg, prima tecnologia, un torchio, usa in realtà la tecnologia dei torchi da vino, la adatta per la sua invenzione dei caratteri mobili, della stampa a caratteri mobili. È una tecnologia un po' più cara, diciamo mid capital, comprare il torchio e comprare il piombo e fare i caratteri è un po' più caro, non molto più caro, ma un po' più caro. Si comincia a creare un mercato di artigiani, stampatori. Tenete conto che all'inizio una singola persona, tipicamente con un ragazzino che faceva l'assistente, era uno stampatore. In realtà ancora oggi, se uno ha un torchio, può stamparsi una cosa quasi da solo. Cominciano a esserci dei primi capitalisti che dicono, fino a quel momento i libri erano pochi, sapete quanto pochi? Una grandissima biblioteca come quella di Bobbio in Valtrebbia, fondata da San Colombano all'inizio del 600, quando in momento della sua massima gloria, una delle più grandi biblioteche d'Europa monastica, aveva 700 manoscritti. L'Università di Cambridge nel 1420, una delle più grandi università d'Europa già all'epoca, che aveva già 200 anni di storia, aveva 122 manoscritti, ok? Ognuno di questi manoscritti poteva valere quanto una vigna, erano opere d'arte preziosissime. Quindi l'ordine di grandezza era quello. Adesso invece passiamo alla possibile produzione di milioni di testi. Quindi qualcuno giustamente ci vede un business, dice, ma se io comincio a stampare cose che la gente piacciono, il prezzo scende, più gente può comprarlo e ci vedono un business e cominciano ad esserci i primi capitalisti in questo ambito. Il risultato del fatto che è così facile stampare, relativamente facile stampare, è che cominciano ad essere stampate e diffuse opere che prima i monaci si sarebbero astenuti da stampare, da copiare, quindi letteratura erotica, eresie di vario tipo, provocazioni politiche e così via. Dal momento che i libri sono più disponibili e anche molto meno cari, diventa anche, c'è un incentivo per imparare a leggere, visto che prima i libri erano quasi sconosciuti, si impara a leggere di più, si muovono questi artigiani, tutta una serie di conseguenze, quella sì fu un'altra rivoluzione, tutta una serie di conseguenze religiose, la riforma luterana sarebbe stata impensabile senza la Bibbia stampata disponibile a tutti, eccetera, eccetera. Comincia a nascere il copyright, perché stavolta invece copiare un libro è una cosa non da poco, ricomporre quei caratteri mobili in un libro, ma comunque è più facile e soprattutto c'è un incentivo economico. Il libro sta vendendo tantissimo, Shakespeare sta vendendo molto, sarà faticoso ricomporre l'opera di Shakespeare con i caratteri mobili, ma c'è un incentivo economico per farlo, perché ne venderò migliaia di copie. Quindi nasce il copyright, nel senso che all'inizio, tutta una lunga affascinante storia, ma sostanzialmente all'inizio è considerato, viene chiamato privilegio,
è un privilegio, i vari potentati italiani, il Papa, il Doge di Venezia e così via, concede privilegi, sostanzialmente dice allo stampatore, per X anni puoi stamparlo solo tu. All'inizio sono pochi anni, 7 anni, 10 anni, 14 anni, pochi anni. Comunque nasce il copyright nelle sue varie forme, succedono varie cose, succede anche che istantaneamente nasce la stampa e nasce la censura, perché questa esplosione di letteratura potenzialmente sovversiva chiaramente non piace a tutti. Prima un vescovo a Magonza dice cominciamo a mettere un po' d'ordine, e poi mano a mano tutti gli stati nazionali introducono la censura, il cosiddetto imprimatur in ambito ecclesiastico o in ambito statale, l'autorizzazione del re a stampare. Qua mi sa che potremmo parlare anche molto più di qualche minuto, per cui andiamo avanti. Uno scriba fa un libro all'anno, uno stampatore, come quello che ho descritto, fa un libro al giorno. Sono due ordini di grandezza, e quando un cambiamento tecnologico introduce un aumento di efficienza di due ordini di grandezza, gli scribi possono resistere quanto vogliono, ma prima o poi vengono spazzati via. In realtà ci misero decenni. Ci sono scioperi degli amanuensi a Parigi, c'erano 20.000 amanuensi, fecero sciopero, resistettero, protestarono, ma di fronte a due ordini di grandezza prima o poi sparirono anche loro. Ordini di grandezza tra in 20 anni alla fine del 400 a Venezia, 200, Venezia non è una metropoli, 286 stampatori producono, stampano 2 milioni di libri. Cioè, numeri assolutamente impensabili all'epoca dei manoscritti, ok? Ecco perché uno storico della rivoluzione di Gutenberg ha detto in realtà il mondo non è affatto cambiato, ma è cambiato tutto. Per dire, il mondo continua a esserci, le carestie, le pestilenze, le guerre e così via, esattamente come nel caso di Internet, ma tutto è stato modificato da questa disponibilità di conoscenza molto più ampia. Nel caso dell'industria, arriviamo a oggi, nel caso della produzione industriale di cultura, abbiamo la stampa meccanica. Il grande cambiamento dopo Gutenberg è stato nell'Ottocento con le grandi macchine, le presse, le rotative a vapore, che permettevano di stampare numeri molto più grandi che con un torchio, più o meno evoluto, e soprattutto nel campo dei quotidiani di stampare 1 milione di copie di un quotidiano nel giro di poche ore e diffonderlo al mattino. Quindi mechanical print in questo senso, e poi tutta la tecnologia delle telecomunicazioni, la radio, la televisione, eccetera. Le metto tutte quante insieme per ragioni di brevità, però possiamo tranquillamente dire che sono tutte tecnologie che richiedono grossi capitali. Volete fare il nuovo quotidiano nazionale? Preparate a investire tanti soldi. Volete fare una radio nazionale, una televisione nazionale? Ci bisogna di grossissimi capitali, per tralasciare tutti gli altri aspetti legali, particolarmente nel nostro paese. Allora, se lasciamo perdere questo, se si investono grandi capitali, se sono un imprenditore che qualcuno deve tirarli fuori i soldi, quindi uno è ricco di sé, o altrimenti deve andare a una banca e chiedere i soldi, se la banca vi dà 100 milioni di euro per iniziare una televisione nazionale, o forse 1 miliardo di euro, vi chiederà di che quei soldi vengano usati in maniera altamente oculata. E altamente oculata significa, parliamo dell'Ottocento, utilizzare un modello organizzativo industriale, quindi gerarchico, con dei compiti specifici, e infatti l'industria culturale dell'Ottocento copia, nel momento in cui comincia a industrializzarsi appunto, copia l'industria esistente, che in quel periodo vuol dire sostanzialmente l'acciaio, il carbone, e quindi una struttura gerarchica, compiti molto specifici, specializzazione delle persone, una vera e propria industria. Per il tipo di supporto di tecnologia, quindi pensiamo a libro di massa, quotidiano, radio e televisione, quindi per motivi legati alla tecnologia, inducono un consumo che è un consumo senza alcun giudizio, proprio oggettivamente un consumo passivo. Quindi leggo il giornale, leggo il libro, ma non c'è un canale di ritorno diretto, è analogamente per la radio e per la televisione, e di massa, dove di massa significa che ci sono dei fortissimi incentivi economici a fare dello stesso libro 1 milione di copie, piuttosto che 1000 libri diversi, ognuno con una tiratura più bassa, perché ci sono delle economie di scala. Fare la copia aggiuntiva di Harry Potter mi costa pochissimo rispetto a pubblicare molti titoli diversi tra loro. Quindi c'è
fortissima in campo musicale, in campo letterario, nel campo anche dei quotidiani, una speranza di creare grandissimi numeri su relativamente pochi titoli. C'è un incentivo economico evidente, per quello mass. Senza parlare di mille altre cose, vi rendete conto che potremmo parlare 100 ore di questi argomenti? In televisione abbiamo avuto un monopolio con un solo canale per molto tempo, e non soltanto in Italia, anche in altri paesi. Anche quella è un'esperienza di massa, tutti guardavano la stessa cosa a una certa ora. Siamo nel regime normativo attuale dove abbiamo un copyright sempre più articolato, sempre più forte, sempre più esteso nel tempo. All'inizio erano 7 anni, 14 anni, 14 anni rinnovabili, poi la morte dell'autore, poi la morte dell'autore più qualche anno. Ora siamo arrivati a 70 anni dopo la morte dell'autore. Cioè, se chiunque di voi pubblica un libro o qualunque altra cosa oggi, verrà protetto a spanne per i prossimi secoli e qualcosa. Ok? Anche software, tra l'altro. Figuratevi un software che avete scritto oggi che verrà protetto per 120 anni, che senso ha? Poi abbiamo i brevetti, nati più o meno nello stesso periodo. I primi brevetti sono del 400 a Venezia. Venezia all'epoca era molto interessata all'innovazione tecnologica, introduce il primo concetto di brevetto, di nuovo un privilegio reale, in quel caso un privilegio ducale, cioè ti concedo di essere l'unico a usare la tua invenzione per X anni. Questi X anni sono diventati 20, quindi adesso i brevetti, che è una tutela molto forte, ma per fortuna è più corta del copyright, perché sono 20 anni, che comunque non sono pochi. E, eccetera, eccetera, eccetera. Immaginiamo tutte le normative per la trasmissione radio-televisiva. Allora, cosa sta cambiando? La tecnologia sta diventando, in estrema sintesi, una sola. Un computer connesso in rete. Quei computer connessi in rete possono essere stampe, cioè delle stamperie, possono essere delle stazioni radio, possono essere delle stazioni televisive, possono essere tutte le cose che sapete che possono essere può essere un computer. Quindi il computer connesso in rete sta diventando la tecnologia per moltissime cose diverse. Che tipo di capitale? Allora, è un capitale in alcuni casi bassissimo. Comprate un computer da 300 euro, lo connettete a internet, quella è la fabbrica. By distributed capital investment, quello che Benkler vuole ricordare è che in questa fase storica, in questi ultimi 20 anni, almeno nei paesi che se lo potevano permettere, centinaia di milioni di persone hanno comprato dei computer personali, continuano a comprarli, connessi in rete, e quei computer personali distribuiti rappresentano un capitale distribuito, su cui arriviamo tra un istante. Vuol dire c'è una CPU, che normalmente gira per 5% del tempo, c'è un hard disk con più o meno spazio, c'è una connessione a internet che, se è flat, è usata in realtà in media una piccola frazione di quello che potrebbe essere utilizzata. Allora, questo non utilizzo di spazio, di CPU, di connessione a internet, è un potenziale capitale distribuito, che è quello che, tanto per saltare subito una conclusione, rende possibile il software libero, rende possibile Wikipedia e così via. Come organizzazione, allora, se abbiamo questa tecnologia distribuita da centinaia di milioni di persone, presto miliardi di persone, continuerà a esserci l'industria nel senso tradizionale. Però è avvenuta innegabilmente una decentralizzazione, molto radical decentralization, una profonda decentralizzazione, che significa che attori che fino a quel momento, che fossero poeti, documentaristi, musicisti e così via, l'unica alternativa che avevano era andare dall'industria culturale e dire ti prego fammi un contratto, adesso invece hanno aperto la possibilità di comunicare direttamente tramite la rete le proprie opere, autopubblicarle, mettere su circuiti peer-to-peer e così via. Prima semplicemente non era possibile, o entravi nel circuito culturale o eri fuori. Questa è una registrazione di un dato di fatto. E oggettivamente la libertà di ciascuno di noi di informarci e di comunicare è aumentata. È aumentata chiaramente e nettamente, questo è un dato di fatto positivo che non ci dovremmo mai stancare di ricordare, perché anche questo non è necessariamente irreversibile. E anziché un consumo passivo, è aumentato chiaramente una trasformazione da consumatori a utilizzatori. Quindi, se io ho la possibilità di avere un canale di ritorno, sto vedendo un programma televisivo e mi danno la possibilità di commentarlo e il mio commento sarà visto da tutti i miei contatti, moltissima gente ha piacere di farlo, da cose più semplici a cose più complicate.
Dal punto di vista normativo, siamo ormai da diversi anni nel mezzo di una, addirittura uso il termine battaglia, una battaglia per decidere quali saranno le regole, quali saranno le regole del futuro. Per cui è per quello che forse anche il più distratto di voi avrà notato che sui giornali si parla spesso di diritto d'autore. Qualcuno dice diritto d'autore è un antiquame che dovrebbe essere buttato, altri dicono va soltanto riformato, però si sta discutendo di quello che deve essere l'impianto normativo del diritto d'autore, dei brevetti, di internet. Internet deve rimanere così com'è oppure deve cambiare? Questa libertà, ci sono paesi anche, e ci sono persone anche nel nostro paese che dicono non è libertà, è anarchia. Ok? Siamo nel mezzo di questa battaglia. Allora, da questo punto di vista, la storia, almeno di questo secolo e mezzo, ci dice che è successo prima, quando è arrivata la radio, se leggete i resoconti della radio degli anni 10 del Novecento, sono divertentissimi perché assomiglia moltissimo al nostro periodo. Marconi inventa la radio, la tecnologia si diffonde rapidamente, non è una tecnologia molto costosa, cioè un amatore mediamente benestante poteva comprarsi la sua radio, galenica o di altro tipo, quindi ci sono i radioamatori, negli anni 10 del Novecento ci sono i radioamatori che tutti quanti trasmettono uno con l'altro, ne fanno esperimenti, in realtà non ci sono regole, tutti possono fare quello che vogliono, molto in fretta qualcuno dice ma questa ha una certa rilevanza strategica, militare per esempio, e qualcuno intuisce addirittura la comunicazione di massa e intuiscono i telefoni senza fili. Okay, nel 1910, intorno al 1910, l'industria telefonica tradizionale è già assestata da tempo, da decenni, qualcuno dice ma questa tecnologia radio di Marconi potrebbe soppiantare la telefonia fissa e i primi centri di ricerca, gli antesignani dei Bell Labs vengono fondati per contrastare questa evoluzione, per studiare il rischio che Marconi possa far fuori Bell, metaforicamente parlando. Quindi in quel periodo lì qualcuno, questa grande libertà e grandi esperimenti, e qualcuno dice basta con l'anarchia, che è la stessa cosa che dicono con internet, basta con l'anarchia. Questi amatori mettono in pericolo la navigazione sull'Atlantico perché usano qualunque giustificazione del tipo il peschereccio dal dei tali era in pericolo, ha provato a comunicare ma c'era un radioamatore che stava usando la stessa frequenza e il peschereccio è naufragato, basta, ci vuole una legge. Questo è tendenzialmente quello che succedeva all'epoca ed è sorprendentemente simile a quello che sentite oggi. Ecco, vi dicevo, è già successo in passato. C'è una fase confusa di forze contrastanti che combattono per definire il nuovo quadro normativo, ma poi una volta che il quadro normativo è deciso, non si cambia più. Questa è la cosa che aumenta un po' la tensione in questo periodo. Cioè sappiamo che se decidiamo di regolamentare internet in un certo modo, è molto molto probabile che per generazioni successive non la cambiamo più. E il motivo è abbastanza semplice. Una volta che il quadro regolamentare è fissato, ovviamente gli imprenditori, e fanno benissimo, dicono come faccio a massimizzare la situazione, sono grossi investimenti economici basati su quel quadro normativo, si creano grandissime concentrazioni di potere che ovviamente non hanno nessun interesse a cambiarlo. Pensate al caso della televisione o della radio. Con la radio, lasciamo perdere per carità di patria l'Italia, però con la radio in America negli anni 20 erano possibili molte cose diverse. La radio nasce in America con l'idea che qualcuno possiede le stazioni e offre degli slot per comunicare a chi vuole comunicare. E all'epoca si pensava i sindacati, i partiti politici, pubblicità. Quindi immaginate la stazione radio che dice chi vuole comprare i miei slot e chiunque può partecipare, tra l'altro con un interessante potenziale pluralismo, basta avere i soldi. Non funziona, il primo esperimento della prima stazione radio a New York non funziona e allora i proprietari di quella stazione dicono vabbè, allora cominciamo a produrre dei contenuti noi, e cominciano a produrre contenuti e a trasmetterseli, quindi a fare due cose diverse. A livello internet sarebbero due livelli diversi, ok? Due layer differenti, e quel modello comincia ad affermarsi, dopodiché viene formalizzato giuridicamente e quindi dalle diverse opzioni originarie se ne è affermata una per la radio, poi dalla radio e la televisione hanno semplicemente mutuato lo stesso modello e quindi nessuno più pensa che possa essere diversamente, nessuno pensa che Mediaset o la Rai possa essere una pura piattaforma e che poi chiunque, anche voi, vi comprate un'ora
e al posto di Vespa c'è questa lezione. Okay? Quindi ecco quello che sta capitando. Quindi da questo punto di vista potremmo dire che la tecnologia, quindi questi computer connessi in rete, hanno reso possibile l'emergere di una tipo di attività umana che fino a quel momento era concettualmente possibile ma praticamente molto difficile. E lo vediamo con questo quadrante. In questo quadrante ci sono due coordinate: in alto, basato sul mercato, non basato sul mercato, e poi una struttura organizzativa decentralizzata e centralizzata. Fino a internet c'erano attività umane basate sul mercato e decentralizzate, il sistema del mercato, prezzi, domanda, offerta, è decentralizzato, in un mercato perfetto, decentralizzato, e si arriva a definire il prezzo. Oppure può essere basato sul mercato e centralizzato, le aziende sono dittature, nel senso tecnico del termine, sono organizzazioni verticali, non a caso si parla dei capitani di industria, usando un termine militare, ed è probabilmente giusto che sia così. Non mercato e centralizzato, fondamentalmente il governo non ragiona su base di mercato ed è centralizzato. Con l'emergere di internet diventa possibile invece un reame di attività, un insieme di attività che non sono basate sul mercato, lo faccio perché mi va, lo faccio perché mi piace, contribuisco a Wikipedia, contribuisco al software libero, faccio volontariato, insomma, le attività umane non basate sul mercato, grazie a Dio ce ne sono ancora tantissime e tra l'altro tendenzialmente le più importanti. È decentralizzato, non c'è un'azienda che tira le fila, non c'è un governo che tira le fila, sono in realtà, e che non vuol dire però che loro sono totalmente anarchiche, sono autoregolamentate. Se qualcuno di voi si è mai azzardato a mettere le mani su Wikipedia, avrà scoperto una quantità di regole e di organizzazione interna impressionante, completamente bottom up, cioè i wikipediani hanno deciso come auto-organizzarsi, come agire in diversi contesti, ok? Quindi questo quarto quadrante, che era possibile anche prima, soltanto che con carta e penna e francobollo è molto più difficile e faticoso coordinare l'azione di persone per fare un'attività collaborativa a distanza. Con internet diventa possibilissimo fare una patch al kernel di Linux, postarla, fare una modifica su Wikipedia e così via. E quindi la tecnologia che ha abbassato la barriera all'ingresso in questo quarto quadrante, ok? Allora, quante sono le potenzialmente le persone interessate da questo quarto quadrante? Questo è il numero più aggiornato, siamo arrivati a 2 miliardi di utenti internet, secondo un sito non so quanto attendibile che tutti usano per dire il numero di utenti internet, siamo a 2 miliardi. Ma la cosa interessante è che, perlomeno nei paesi dove non ci sono problemi di sussistenza, chiaramente prima si pensa al cibo e alla sopravvivenza, nei paesi sufficientemente fortunati c'è una stima fatta da Yochai Benkler che dice tra 2 e 6 miliardi di ore di tempo libero al giorno. Ok? Quindi ho fatto la media, dire 4 miliardi di ore di tempo libero al giorno. Allora, questo 4 miliardi è un capitale diffuso, vuol dire che tutte le persone hanno chi più chi meno tempo libero e questo le usano come gli pare. Allora, questo è risucchiato, a seconda della fascia d'età, a seconda dei paesi, comunque risucchiato in maniera considerevole dalla televisione, che non a caso qualcuno ha chiamato la grande ladra, è la ladra di tempo fondamentalmente, ma è comunque un capitale senza il quale non è immaginabile pensare al software libero, a Creative Commons e così. In realtà non è immaginabile pensare a moltissime cose, pensate al volontariato. In un paese con forte volontariato come l'Italia, quanti miliardi di ore sono dedicate al volontariato? Quindi 2 miliardi di persone, 4 miliardi di ore al giorno, e questa è un'alta percentuale, 40-60%, a seconda dei sondaggi. In realtà il numero sospetto che adesso sia molto più alto grazie ai social network. Questo era prima dei social network, prima di Facebook, la percentuale di utenti internet che in qualche modo pubblicava un blog, fotografie, ma anche stupidaggini o cose più interessanti, però indicava che tendenzialmente non siamo per natura passivi, ci piace leggere varie cose e se poi non è troppo difficile, non è troppo costoso e così via, ci piace anche contribuire, che sia la foto del gatto o che sia invece qualcosa di più strutturato, di più interessante.
Okay? Quindi quei 2 miliardi, possiamo dire la metà, tendenzialmente, ha piacere di fare qualcosa. Allora, passo direttamente avanti e sottolineo solo questo, che due parole come dilettante e la parola francese e inglese amateur hanno, non devo spiegarlo a voi, però in certi contesti è molto importante ricordarlo, perché se parlate con l'industria culturale, come a volte mi capita di parlare, per loro è tutto business. Business, cultura, tutto il resto sono cazzate. E allora si ricorda invece che questi miliardi di persone, normalmente direi la natura umana in generale, fa molte cose per diletto o per amore o per piacere, ok? Che questa è una motivazione potente, non c'è soltanto il business, va benissimo il business, ma moltissime attività sono fatte per quest'altro motivo. Allora, visto anche che non voglio usare troppo, ecco, tutto questo inquadramento concettuale, ora vi porto due esempi specifici. Credo che di software libero parlerà forse il professor Meo, quindi lo cito soltanto e mi concentro invece sui contenuti. Allora, in questo momento la domanda che vi pongo è ok, 2 miliardi di persone, 1 miliardo che contribuisce e così via, quindi teoricamente c'è potenzialmente un gran numero di persone interessate a condividere in varia forma ciò che fanno, che sia della musica, delle fotografie, dei testi, banali raccomandazioni su Facebook, qualunque altra cosa. Quanto è facile farlo se voglio farlo? Dal punto di vista specifico del diritto d'autore. Allora, il diritto d'autore, che copre in Italia, in realtà in quasi tutto il mondo, sia cose come romanzi, documentari, film, musica, eccetera, ma anche il software, quindi voi come informatici sappiate che ogni riga di software che scrivete è tutelata dal diritto d'autore, funziona in maniera particolare. Il brevetto è molto diverso dai brevetti. I brevetti e il diritto d'autore sono due strumenti per proteggere attività inventive, ma molto diversi tra loro. Per i brevetti, se volete un brevetto, dovete fare una domanda, andare all'ufficio dei brevetti e dire: vorrei che questa mia idea fosse brevettata. Vi possono dire di sì, vi possono dire di no, dopodiché vi è concesso il brevetto. Nel caso del diritto d'autore, si è scelto, con la Convenzione di Berna del 1886, invece, di non richiedere alcuna formalità. Quindi per avere la tutela del diritto d'autore, del copyright nel mondo anglosassone, non dovete chiedere niente a nessuno, perché è concessa automaticamente. Vi dovete immaginare che dopo che avete scritto più di 3 parole consecutive, perché ci vuole un minimo di originalità, ma è una soglia bassissima, quindi avete finito una frase, dovete immaginarvi la fatina della legge che dice: ti concedo il diritto d'autore. È automatico, non dovete registrarlo, ok? E automaticamente vi è concesso non soltanto il diritto d'autore e basta, ma vi è concesso il diritto d'autore nella sua versione più estesa possibile. Cioè, il diritto d'autore, la legge dice: il diritto d'autore vuol dire che l'autore ha i seguenti 20 diritti per 70 anni fino a dopo la sua morte, e la versione che scatta automaticamente è proprio questa più ampia possibile. In altre parole, visto che è nato all'epoca dell'industria culturale, si pensava prevalentemente a Disney, Mondadori, eccetera, i quali dicevano: che bello, non bisogna fare nessuna fatica, nessuna domanda, non dico niente e automaticamente ho il massimo di protezione. Ok? È una precisa scelta, poteva essere differente, poteva essere: se non dici nulla ti do una protezione modesta, se invece vuoi anche la protezione super extra platinum fai una domanda. Ok? No, si è detto, la protezione è automaticamente la massima. Se io la metto sul ridere, ci sono anche delle argomentazioni più nobili. In realtà questa scelta sta fatta anche per proteggere il piccolo autore, che magari poverino non sa dove andare a far domanda, eccetera, non deve fare nulla ed è automaticamente protetto. Quindi, per onestà, è anche vero che c'è questo aspetto. Allora, vi dicevo, la durata è arrivata dai pochi anni iniziali, in tempi abbastanza rapidi, nel corso dell'inizio dell'Ottocento, è arrivata alla morte dell'autore, adesso siamo arrivati a 70 anni dopo la morte dell'autore. Questo significa che le opere
la frase che citavo prima, le quattro righe di codice software e così via, vengono tutelate appunto per, a seconda di quanto il cielo vi ci donerà di vivere, ma un secolo e passa, ok? Questo significa che il 1 gennaio 2011, quando tra l'altro cercheremo di festeggiare il pubblico dominio a Torino anche, entreranno nel pubblico dominio le opere di autori morti nel 1940, ok? Morti nel 40. Quindi sono passati 70 anni, nel 2010, dal 1 gennaio 2011, le loro opere entreranno nel pubblico dominio. Tempo lunghetto, per esempio l'anno scorso sono entrate nel pubblico dominio e chiunque gira per libreria se ne è di sicuro accorto, Sigmund Freud è morto nel 39 e dal 1 gennaio in libreria c'era Sigmund Freud tappezzato ovunque perché essendo entrato nel pubblico dominio nel corso del 2010 a due settimane fa c'erano state 36 edizioni di sue opere, mentre negli anni precedenti c'erano state una o due edizioni all'anno. Questo perché era scaduto finalmente il diritto d'autore. Quest'anno vi anticipo che l'incontro che vogliamo fare è quasi sicuramente al Circo dei Lettori. Volevo farlo puritanamente il 1 gennaio, ma trovo degli ostacoli. Lo faremo forse il sabato 15 gennaio e parleremo del pubblico dominio e festeggeremo, in realtà, l'unico nome di un certo rilievo che ho trovato morto nel 1940, che è Vito Volterra. Vito Volterra, grandissimo matematico, primo presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché uno dei pochi coraggiosi, con fegato, di professori universitari che disse di no al giuramento che impose il fascismo nel 1938. Furono soltanto 12 su 1000 di colleghi dell'epoca avere coraggio. Coraggio vuol dire che nel momento in cui dissero di no, vennero licenziati in tronco. Ok? Licenziati in tronco e quindi chi era ricco sopravvisse, chi era povero, ce n'erano di poveri, dovettero arrabattarsi alla belle meglio, di cui tra l'altro 7 a Torino. Una certa cultura liberale a Torino era piuttosto forte perché i comunisti invece hanno avuto istruzioni di giurare per rimanere pronti ad agire quando c'era bisogno. C'è un libro specifico su questo che vi raccomando se vi interessa. Comunque parliamo di Vito Volterra. Allora, la cultura del diritto d'autore è quindi tutela automatica, lunghissima, la più ampia possibile, che sostanzialmente dice tutti i diritti riservati. In realtà ci sono delle eccezioni e limitazioni, c'è il diritto di cronaca, ci sono alcune limitazioni che però nella frase tutti i diritti riservati tendono a trascurare, però sostanzialmente è una cultura del permesso. Volete fare qualcosa, contattate il detentore dei diritti, la Mondadori, eccetera, e chiedete permesso. È una cultura, quindi, di che il tuo avvocato parli col mio avvocato, che è perfettamente ragionevole con la vecchia industria culturale, perché la vecchia industria culturale era un manipolo di editori, un manipolo di case discografiche, sono tutti oligopoli, proprio tecnicamente oligopoli, per cui si parlano tra di loro, trovano un accordo. Vuoi fare il film basato sul mio libro? Ma sì, mettiamoci d'accordo, ok? Questa era la cultura, che ripeto, andava bene quando gli attori erano relativamente pochi. Ora passiamo al miliardo di cui vi parlavo prima. Quel miliardo di cui parlavamo prima, quando pubblicano online anche soltanto tre parole, è tutelato col diritto d'autore. Quando pubblicano una foto, è tutelato dal diritto d'autore, a seconda se la foto è artistica o non artistica. E quindi in realtà quel chiedi permesso adesso si applica a tutti voi che fate una dispensa universitaria, eccetera. In realtà non dite nulla, voi pensate che l'ho messo a disposizione di chiunque. In realtà, tecnicamente, l'avete con tutti i diritti riservati e tutti gli utili di coloro che volessero farci qualcosa dovrebbero contattarvi e chiedervi permesso. Nell'epoca di internet, chiaramente, questo è assurdo. Tra l'altro la legge dice che il permesso deve essere scritto, come la liberatoria che volete farmi firmare. È scritta, su carta, è richiesta da forma scritta. Allora, lasciamo perdere il pubblico dominio che vi ho già accennato. C'è il mondo dell'industria culturale che dice tutti i diritti riservati e possibilmente ancora un po', nel senso che progressivamente è proprio metodico, chiedono sempre di più, sempre, a prescindere. Vi faccio un esempio che è in questo momento in discussione a livello europeo, è proprio assolutamente chiaro che la lobby discografica ha premuto per anni per avere una direttiva europea, quindi ha premuto sulla Commissione europea per avere una direttiva che estende la durata dei diritti sui fonogrammi.
fonogrammi sono le registrazioni. Allora, questo è il diritto non dei musicisti, ma dei discografici che incidono la musica sopra un disco e acquisiscono un diritto, si dice un diritto connesso. Questo diritto durava 50 anni dalla data dell'incisione. 50 anni vuol dire che se voi adesso cercate, soprattutto se vi piace musica jazz, blues, musica classica, trovate dischi a prezzi stracciatissimi, per esempio tutti i primi anni di Maria Callas, se vi piace l'opera, costano, trovate dei cofanetti da 50 cd che costano 19 euro. Perché? Perché lei cantava musica nel pubblico dominio, Donizetti, Verdi, Rossini. L'incisione, il diritto sui fonogrammi del discografico è scaduto e quindi qualcun altro può rimpacchettare e vendere. La stanno premendo perché quel diritto venga esteso retroattivamente a 90 anni. Ok? Quindi tra l'altro spariranno tutti quei dischi di blues, di classica, eccetera, spariscono perché è retroattivo, non dicono dalla registrazione che facciamo oggi, dicono vale per tutte quelle passate. E tra l'altro incidentalmente notate che 50 anni vuol dire che stanno per entrare in pubblico dominio i diritti sui fonogrammi di Beatles, Rolling Stones, eccetera, quindi non sulle loro composizioni. Ma se i Rolling Stones hanno fatto una cover di una canzone nel pubblico dominio o di qualcun altro, quella registrazione chiunque la può prendere e rivendere o mixare o farci quello che vogliono. Allora, qualcuno dice tutti i diritti riservati e ancora di più, la fame non finisce mai. Qualcun altro, quel signore lì, è l'ex capo della Motion Picture Association of America. Questo signore qua invece è l'ex parolaio dei Grateful Dead, tra l'altro una componente non indifferente di questo movimento culturale degli anni 70 in California, si chiama John Perry Barlow, fondatore dell'Electronic Frontier Foundation, quindi un attivista internet della prima ora, ha scritto un famoso manifesto per la libertà del ciberspazio, che lui dice, cazzate, il copyright è completamente morto, cioè non ha più senso nel campo dei beat, e da certi punti di vista, secondo me, ha ragione. Ma concretamente, saltiamo questo, concretamente, allora, cambiare il copyright, che è un'impalcatura normativa poderosa, trattati internazionali, direttive europee, norme nazionali, ormai i giuristi anche mainstream cominciano a dire è ora di cambiarlo, però si comincia adesso e si finisce tra una generazione. Nell'immediato, l'unico modo per provare ad arginare il fatto che tutto quello che viene prodotto su internet sia con tutti i diritti riservati è dire va bene, facciamo, esercitiamo i nostri diritti, la legge ci concede tutti i diritti per 70 anni e così via, me li concede, ma io posso anche rinunciarvi, posso benissimo dire, come posso la mia macchina regalarla o prestarla, analogamente posso rinunciarle, però devo dirlo, e questo è il punto, devo dirlo, devo dire, sono il titolare dei diritti e rinuncio, magari con determinate condizioni. Allora, questa è la soluzione strettamente pragmatica di Creative Commons, che è un'associazione no profit, che ha avuto l'idea di dire forniamo uno strumento, che è uno strumento legale, per appunto dire sto rinunciando ai miei diritti secondo le seguenti condizioni. Creative Commons quindi, e mi avvio alla conclusione, dice uno potrebbe anche scriverlo a manina in italiano e probabilmente parecchi giudici direbbero anche va bene, potete scrivere sulle slide, queste slide sono mie, fatene quello che volete, tranne usi commerciali. I giudici presterebbero attenzione, ma ancora meglio avere delle licenze di diritto d'autore ben strutturate che possono anche essere usate in ambito professionale. Creative Commons fa questo ed è quindi, come dicesse, anziché chiedere permesso dopo, vecchio sistema, con internet troppa gente, non voglio che uno studente vietnamita mi scriva per chiedermi posso usare le sue slide, allora do un permesso ex ante, dico subito, metto un cartello che dico le regole del gioco sono queste, prendete la mia musica, prendete il mio film, prendete le mie dispense universitarie alle seguenti condizioni, se rispettate queste regole siete a posto, un cartello standardizzato. Sono a posto questo e andiamo direttamente, tralasciamo tutto il discorso sul software libero perché in realtà questa cosa che vi ho appena descritto è mutuata direttamente dal mondo del software libero di cui sentirete parlare presto e andiamo direttamente a squadernare le sei licenze. Creative Commons, a differenza di Stallman per il software, non era chiaro, non c'era un consenso su quale fosse la cosa giusta per i contenuti culturali non software. Allora Creative Commons ha detto offriamo una scelta e ha detto tutte le licenze concedono di fare copie dell'opera con le potenziali, con queste opzioni. In realtà il primo non è un'opzione, c'è sempre, dovete citare l'autore. Sempre, tra l'altro da noi è un diritto morale, inalienabile, quindi va comunque fatto, a parte che è una norma sociale ovvia,
ma tre cose invece sono opzionali. Potete dire semplicemente cita l'autore, la più facile, la più liberale delle licenze, oppure potete dire fai quello che ti pare ma non usi commerciali, non puoi prendere il mio libro, ristamparlo, rivenderlo, non puoi prendere la mia musica, stamparla e venderla. Potete imporre l'opera circola così com'è, non potete modificarla, ok? Non potete fare una traduzione, non potete, se sono delle slide, non potete aggiungerci quattro slide e fare un nuovo plico di slide, ok? Circola esattamente così com'è, no derivative works. E nel caso in cui abbia consentito di fare opere derivate, posso imporre che anche le opere figlie, le opere derivate, circolino con la stessa licenza. Questo è un altro modo per dire copyleft, che appunto è nato in ambito software. Il risultato è questo, con sei licenze, la più semplice è attribuzione, dite che l'ho fatto io. Potete anche specificare come, potete dire dite che l'ho fatto io, mettete questa URL che è la URL originale del documento. Oppure potete dire non commerciale, la più distintiva è la terza, attribuzione non commerciale, non, no opere derivate, perché è blindato, è la più restrittiva di tutte. E poi le altre opzioni. E Creative Commons dice semplicemente: abbiamo dei bravi avvocati, abbiamo fatto sei licenze di diritto d'autore, sono lì online. Chi le vuole le usi. Non ci deve chiedere permesso, non deve pagare niente, non deve registrarsi. Sono uno strumento messo a disposizione. Allora, questo strumento, quindi Creative Commons è ovvio che ha una sua missione, chiamiamola più ideologica, però concretamente offre queste licenze, offre un cartello standardizzato. Perché pensava ce ne fosse bisogno. Il risultato sono centinaia di milioni di oggetti web, è usato anche nel mondo fisico, libri di Feltrinelli, di stampa alternativa, inserto, nessuno se ne sarà accorto, ma inserto tutto scienze, tutto libri della stampa e rilasciato in licenza Creative Commons. Quindi si usa nel mondo fisico, ma si usa soprattutto nel mondo online per il motivo a cui accennavo prima, e si stima ci siano centinaia di milioni di file PDF, pagine HTML, blog e così via, rilasciati con licenza Creative Commons. E l'Italia è tra, in assoluto tra i paesi più vivaci da questo punto di vista. Evidentemente gli italiani hanno subito abbracciato l'idea. Come esempi di uso, ah scusate, forse vale la pena solo dire questo, come si fa a usare al modo. Adesso io avrei detto questo, Juan Carlos De Martin, 2009, tutti i diritti riservati. Posso anche non scriverlo, vale lo stesso, ma normalmente, specialmente sui libri, la gente lo scrive. Adesso invece, per esercitare il mio diritto di usare una licenza Creative Commons, dico semplicemente copyright è mio e lo sto rilasciando questo lavoro sotto le condizioni della licenza Creative Commons attribuzione. E il link. Ci sono i più ossessivi che stampano tutta la licenza, ma altrimenti basta il link. Ok? Esempi, lasciamo perdere tante altre cose simpatiche. Esempi di utilizzo, beh, Flickr, per esempio, la piattaforma di sharing di fotografie online, ci sono il numero in realtà in costante crescita, questo è ormai vecchio, 100 milioni di fotografie con licenza Creative Commons, un numero che vuol dire se cercate una cosa c'è, una foto, non parliamo di foto di monumenti, ma tendenzialmente quasi tutto c'è. Molte altre, queste per esempio sono foto di Torino, di Venezia, trovate su Flickr, eccetera, eccetera. Vi faccio solo più vedere, ci sono vari esempi a livello internazionale, il blog di Beppe Grillo, libri di stampa alternativa di Feltrinelli, il sito di Wuming, l'autore collettivo che pubblica con Einaudi, eccetera, eccetera, case discografiche, tutto libri, tutto scienze, eccetera, eccetera, ma mi piace saltare e concludere. In ambito accademico, visto che siamo in università. Questo è il sito dell'MIT che forse conoscerete, l'OpenCourseWare, un gigantesco progetto multimilionario dell'MIT che è sostanzialmente tutto il materiale didattico dell'MIT disponibile online con licenza Creative Commons. Slide, dispense, audio, video, cioè di tutto, è una copertura quasi perfetta di tutti i corsi dell'MIT. Quindi è diventata una risorsa straordinaria perché se uno vuole avere un'idea di come fanno il corso di informatica primo anno all'MIT, può andare lì e vedersi il syllabus e tutto il materiale didattico. Questo è un esempio di utilizzo poderoso di licenze Creative Commons. C'è anche questo sito di learning che si chiama Connections, dove chiunque può contribuire a un modulo di learning e la condizione è che venga rilasciato con licenza Creative Commons attribuzione. No, questo è Rice University. E poi riviste scientifiche. Tutto un altro discorso su cui potremmo parlare per delle ore, il discorso dell'open access delle riviste scientifiche. Ci sono parecchie riviste, questa è forse la più prestigiosa,
all'interno della Public Library of Science, ci sono diverse riviste, soprattutto in ambito medico, genetico, eccetera, rilasciate con licenza Creative Commons e quindi completamente copiabili e accessibili gratuitamente online. Ok, finirei qui dicendovi che la cosa che è emersa grazie alla rivoluzione digitale in maniera poderosa è la possibilità, la facilità di condividere che sembra essere nella nostra natura. Grazie mille. Siamo molto in ritardo, io ringrazio per questo intervento molto interessante. A parte MIT, forse lo sapete tutti, comunque il Massachusetts Institute of Technology, che è una dei, dice, tre o quattro università più prestigiose a livello mondiale, che è appunto impegnata in queste cose. Mi ha fatto piacere questo intervento perché anche in connessione con quello precedente fa vedere che informatica non è solo fare programmi, ma c'è storia, c'è letteratura, c'è legge, c'è società e abbiamo visto prima arte e varie altre cose. Allora abbiamo 5 minuti per due domande e poi passiamo agli interventi successivi. Per la licenza Creative Commons attribuzione non commerciale, le opere derivative possono essere commerciabili e se sì c'è un limite che specifica di quanto deve essere cambiata per essere commerciabile oppure... Allora, attribuzione non commerciale se le opere derivate possono essere commerciali, giusto? Allora, se io avessi voluto imporre la stessa licenza avrei dovuto usare anche l'opzione... l'opzione share alike. Nel momento in cui non impongono share alike, la licenza può cambiare, perché il principio fondamentale è che un'opera derivata è una nuova opera. Quindi se io non lo impongo, sto riconoscendo che chi ha fatto un'opera derivata ha fatto un'opera nuova e quindi quest'opera nuova la può mettere a disposizione con una licenza differente. No, allora, quindi la domanda diventa, quando è che diventa un'opera derivata, giusto? Allora, su questo i giuristi mi dicono che ci sono scaffali interi, però chiariamo subito alcune cose evidenti. Prendere un'opera, allora per opera derivata si intende, è un'opera con una sua dignità, è una nuova opera, ok? Quindi il film basato su un libro. Modificare una virgola, aggiungere una cosa secondaria, eccetera, non è un'opera derivata, è un plagio. Quindi quanto deve essere cambiata, ripeto, cioè è una zona grigia, mi dicono gli amici giuristi, ma sostanzialmente le direi, deve essere cambiata a sufficienza ad essere riconosciuta come dignitosamente un'opera nuova, per quanto ispirata a qualcos'altro.